Non sono a rischio i richiami in Sicilia perché eravamo stati prudenti, avevamo seguito tutte le linee guida che venivano dal Ministero della Salute e dal Commissario nazionale. Però non c'è dubbio che il ritardo di Pfizer e gli impegni non mantenuti da Pfizer meritino una reazione. A livello nazionale si è ipotizzata un'azione legale, la Sicilia la sosterrà, la sosterranno tutte le regioni italiane, intanto però chiediamo ad EMA e alle istituzioni comunitarie di fare presto. I cittadini europei, quindi gli italiani e i siciliani, non possono accettare l'idea che in altri paesi del mondo si possano utilizzare dei vaccini che da noi non sono autorizzati. Da questo punto di vista sosteniamo l'azione del ministro Speranza, sicurezza, quindi regole rispettate nella certificazione dei farmaci, ma rapidità e velocità. I cittadini vogliono vedere la luce in fondo al tunnel, ma non vogliono che sia un miraggio.